Allora, abbiamo qua il consigliere comunale, nonché regionale, Marco Dolfini. Marco, togliti pure la mascherina, tanto siamo distanti, siamo all'aperto praticamente. Senti, ci scrivono, mi chiamano, ci telefonano, mi mandano i messaggi, c'è una grande preoccupazione per la... ogni giorno 3-4 messaggi minimo per quanto riguarda la ZTL. C'è gente che addirittura mi telefona e io gli dico: guarda, da qui che so io non è ancora in funzione, personalmente dubito che entrerà in funzione prima delle prossime comunali, questa però è una mia presunzione, così no. Tu che sei in amministrazione, anche se sei all'opposizione, sai qualcosa in più? No, sicuramente penso e credo, al di là della volontà delle amministrazioni comunali di mettere, di utilizzare questa modalità, diciamo che sicuramente è importante, serve anche alla città, ci mancherebbe altro, però penso e credo che quest'anno, anche al passo coi tempi, anche tante altre realtà hanno le telecamere nelle proprie realtà cittadine, nei propri territori. Dico solo una cosa però, che come si sta gestendo questa, nella confusione più totale, questa nuova introduzione sta creando appunto dei problemi, perché le persone, i cittadini, non sanno come funzioneranno, non c'è un regolamento, non ci sono idee di come potranno essere utilizzate, dunque tutto questo crea sicuramente qualche apprensione, soprattutto da parte dei commercianti che operano in centro storico, che hanno sicuramente dei timori per paura poi di perdere tutta una serie di situazioni a livello logistico quant'altro, clientela e chi ne ha più ne metta. E gli stessi comunque cittadini che vivono, certo, non avendo informazioni, ma anche per cose semplici, uno deve andare in farmacia di turno, per esempio. Pertanto si crea confusione. Io penso e credo che non ci sarà neanche il tempo che questa amministrazione comunale, che comunque ha introdotto questa nuova strumentalizzazione, che sia capace, diciamo, in termini di tempo, perché ormai siamo allo scadere dell'amministrazione comunale, a riuscire a fare un regolamento e possa essere, diciamo così, applicato alla gestione appunto di queste telecamere. Pertanto sarà l'amministrazione comunale chi verrà a dover farsi carico di tutto, di creare il regolamento funzionale nell'interesse, diciamo, del rispetto sia delle attività commerciali, degli interessi di chi vive all'interno del centro storico e chi ne ha più ne meno. Comunque, pertanto, secondo me in questo momento qua saranno collocate, non si potranno certamente togliere, chi verrà penserà di dire no, la togliamo, no, non esiste, perché se diventerà un danno erariale, bisognerà per forza di cose utilizzarle, ma bisognerà utilizzarle a mio modesto parere. Comunque ZTL, che ci sia un controllo dei mezzi, è importante. Questo è giusto e doveroso, anzi siamo anni luce indietro rispetto a tante altre realtà in termini di sicurezza, in termini di controllo del territorio, chi ne ha più ne metta. L'unica cosa che bisogna avere l'occhio di riguardo, che non possiamo, visto la conformità del nostro territorio, abbiamo due strade, se noi pensiamo di chiudere l'arteria che porta dalla Torre Garibaldi a Sottomarina, rischiamo veramente di creare un disastro sulla parte di Viale Mediterraneo. Quindi al momento neanche tu sai niente? No, al momento non abbiamo un regolamento, non abbiamo nulla, dunque abbiamo visto che l'installazione, le tanto paventate parole, metteremo sta ZTL, faremo, però alla fine sono sicuro che non sarà il taglio del nastro di questa amministrazione che le farà accendere. Senti, visto che tu stai parlando di amministrazione che è a fine mandato, insomma, manca, sì. Tra l'altro mi hai detto tu che le elezioni pare che invece di ottobre le faranno a settembre. Questa settimana si capirà qualcosa di più. Come siete messi voi del centrodestra con questa candidatura del sindaco? Perché a giorni, io ho parlato anche ieri. Siamo a buon punto, si tratta le ultime, diciamo così, dibattimenti tra le forze politiche. Ma il centrodestra andrà unito? Ci sono problemi? Non c'è nessun tipo di problema. L'interesse nostro è quello di andare uniti, perché pensiamo che andare uniti vuol dire vincere le elezioni, nell'interesse di dare una svolta a questa città. Dunque, non dire questa parola svolta, per piacere, no, mi viene la nausea. Una svolta, da un perché mi ricorda un'altra candidatura, okay. Guarda, mi viene la nausea. Non parlare insieme, di svolta, fammi piacere. Siamo stati insieme anche. Cancella quel termine. Ma un cambiamento della città, pertanto l'interesse che va nell'ottica del centro-destra. Ho sentito ieri anche il segretario di Fratelli civica d'Italia, Daniele Tiosso Brasioli, sì. Mi ha detto che pensa che a giorni se dobbiamo concludere. Qualche, diciamo, defezione. Forza Italia, so che c'è qualche ufficiale che in questo momento qua è impegnato in altre sedi, e pertanto dobbiamo finire anche in concerto con tutte quante i vari livelli, diciamo così, delle strutture politiche. Senti, io venivo da Sottomarina in bicicletta, ho avuto difficoltà in bicicletta arrivare fin qua per il traffico. Sì.
mi dicono, non so se è vero, non ho avuto tempo di chiamare il sindaco, che il sindaco ha una grande idea luminosa di avere, dare la possibilità di utilizzare i risciò. Sai nulla di questa cosa? È così? Non è così? Perché ridi? I risciò, scusa, in Cina vanno via milioni di persone. Sì, sì, in Cina. Quando siamo in Cina è un paese, paese avanzato. Vediamo qual è la nostra conformità, il nostro territorio. Beh, ma questi risciò non costano mica tanti soldi. Addirittura a Roma stanno, con una serie di emendamenti, stanno cercando di migliorare la situazione derivante dall'utilizzo dei monopattini. Figuriamoci a introdurre i risciò in una città come la nostra, cosa comporterebbe? Il caos che comporterebbe questa no, ma poi un risciò, io ho guardato, costano 15-16 mila euro. Ma al di là... Non so, come sta in piedi economicamente? Al di là che possa qualche compagnia che ha intenzione di volervi privata, che voglia investire su questi strumenti di mobilità alternativi, diciamo così. Io dico che la conformità della nostra città non dà le condizioni per poter viaggiare su una pista ciclabile piuttosto che sulla strada normalmente, penso e credo sia ingombranti e non diano la possibilità e la funzionalità di poter essere operativi e funzionali alla città e l'interesse stesso, diciamo così, tra virgolette, di coloro che poi dopo lo possono utilizzare. Dunque può essere una cosa sì nell'ambito turistico, ma se ragioniamo su realtà importanti, che ne so, a Dubai, che ne so, in realtà diciamo che hanno delle piste ciclabili funzionali e che solo in contesti, diciamo così, pedonali, che possono essere utilizzati anche su queste alternative alla mobilità, però certamente in un contesto come il nostro fa pensare soltanto, immaginare soltanto, fa sorridere. Ricordiamo che c'erano le biciclette a quattro ruote tempo fa, ricordo un paio di anni fa, estive, le abbiamo perse perché non erano al massimo. Non stavano in piedi, non le usano più, no, evidentemente da un punto di vista economico non stavano in piedi. Ma sì, cioè, ma se hanno chiuso il cinema non è perché qualcuno ha fatto dispetto, è perché la gente non ci andava. Se hanno chiuso le discoteche non è perché qualcuno ci vuole male, è perché evidentemente non stavano in piedi economicamente. Comunque penso che sia un'idea e un volere ancora una volta da parte di un'amministrazione comunale che non ha chiaro, in questo caso so che era una volontà strettamente voluta dal sindaco, probabilmente il sindaco avrà anche le sue idee, per carità di Dio, però deve anche interfacciarsi con le realtà poi del territorio che penso e credo non abbiano mole, diciamo così, di utilizzo. Bene, grazie consigliere. Grazie a te. Ciao.